giorno si tratta di una mozione presentata dal gruppo di Comune di Stato. Lettura della mozione, piena attuazione e rafforzamento del principio di rotazione dell'affidamento degli incarichi per lavori, servizi, forniture e prestazioni professionali. I consiglieri comunali da Maurizio, Daniele Salvatore, Maria Tinta, Giardino Giosuè, da Campo Sebastiano, componente del gruppo consigliare di opposizione di Maggiore Osa, premesso il decreto legislativo numero 163 del 2006 è ispirato dagli altri al principio di rotazione nel conferimento degli incarichi che il Consiglio Comunale della seduta del 29 gennaio 2013 ha approvato il regolamento comunale per l'acquisizione di uomini, beni, servizi e lavori, che il predetto regolamento ha fatto proprio quanto previsto dalla legge, riconoscendo i suoi principi fondamentali insieme ad altri quello della rotazione nel conferimento degli incarichi. I proponenti ritengono il rispetto della piena applicazione del principio di rotazione sinonimo di legalità, trasparenza e buona amministrazione, e il rispetto di tale principio allo scopo di raggiungere l'obiettivo lo scamotare possibili comportamenti volti a privilegiare taluni a discapito di altri e quindi per evitare qualsiasi forma di discriminazione. Che la piena attuazione tale principio ha inoltre la finalità di evitare il consolidarsi di rapporti da parte della pubblica amministrazione solo con taluni soggetti, circostanza questa che farebbe venir meno anche nel rispetto del principio di concorrenza e pari opportunità, che l'avvicendamento per ciò che concerne l'acquisizione in economia di beni, servizi, lavori e prestazioni professionali garantisce dall'altro una più equa redistribuzione della ricchezza, in modo particolare in un periodo di grave crisi economica come quello che stiamo attraversando. Che tale principio di rotazione ovviamente può essere pienamente attuato solo ove le disposizioni di legge lo consentono. Tutto quanto premesso, i sottoscritti consiglieri invitano tutto il Consiglio Comunale ad impegnare il sindaco e la giunta a che tale principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi del lavoro, servizi, forniture e prestazioni professionali sia rigorosamente osservato da tutti gli uffici comunali e dai loro dirigenti nell'espletamento delle loro funzioni. Questo è il testo della mozione, io non so, vuole estendere un po' di più, diciamo, anche se abbiamo cercato di trasferire per quanto possibile la nostra, diciamo, la nostra idea di documento. Poi circa un anno e mezzo fa abbiamo approvato un regolamento, nel regolamento si faceva una parte chiaramente dalla legge 163, che è il regolamento dei lavori pubblici, in carico. E la norma è sicuramente ispirata a una serie di principi tra i quali i principali sono quello della trasparenza e della collaborazione. Sono principi che non hanno un carattere strettamente vincolante per gli uffici, non hanno un carattere vincolante per giurisprudenza, però nello stesso tempo sono i principi che permeano la norma di legge e il nostro regolamento ne li fa proprio. Perché noi abbiamo presentato questa mozione? Quindi? Perché vista la condizione di crisi economica generalizzata in tutta Italia, in maniera particolare nel sud Italia, e noi crediamo che la provincia di Messina sia il sud del sud, quindi sia ancora più depressa rispetto ad altre province, quali sia Ragusa e Ragusa, che sono sicuramente dal punto di vista economico in una condizione più florida della nostra, vorremmo che il Consiglio, che i consiglieri comunali, recepissero questo messaggio, quello di in qualche maniera invitare la giunta e il sindaco a impegnare gli uffici a che in maniera più stringente si possa rispettare questo principio di rotazione, in maniera che quel poco di lavoro che esiste nei comuni, visto anche le disponibilità finanziarie abbastanza esigue che i comuni hanno, questo possa servire nella legalità. Naturalmente il principio di rotazione ha nel rispetto della legge italiana a suddividere i lavori affinché questo possa anche essere una forma di redistribuzione della ricchezza per i nostri cittadini. Quindi, è sostanzialmente questo quello che... Grazie a Gruppo Adamo. Già nella mozione è stato richiamato che in data 29 gennaio 2013 con la delibera numero 5 il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità il regolamento comunale avente ad oggetto acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori. Il regolamento è stato uno tra i primi
ad essere attenzionato da questa amministrazione, non solo perché il punto specifico del programma elettorale che poneva tra i suoi obiettivi primari il perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e non discriminazione, corollare di buona amministrazione ed efficacia dell'azione amministrativa, ma anche per garantire il recepimento, così come stabilito dalla legge 12 del 2011, del decreto legislativo 163 del 2006, già richiamato, che regolamenta, in attuazione delle direttive europee, la disciplina dei contratti pubblici relativamente ai lavori, servizi e fornitori. Vorrei ricordare inoltre che, in seguito ai suddetti principi, questa amministrazione, con delibera di giunta municipale numero 205 del 10-12-2012, ha approvato il disciplinare per il conferimento degli incarichi legali che vincola al rispetto del principio di rotazione, tenendo conto, sempre nel rispetto della normativa vigente, dell'esperienza professionale, specializzazioni e curricula vitae, oltre che delle conseguenzialità e complementarità di incarichi nel stesso genere. Tutto ciò anche nell'ottica dell'economicità a cui si deve ispirare l'azione amministrativa. È stato approvato dal Consiglio Comunale, sempre il 29 gennaio 2013, con delibera numero 2, il regolamento dei controlli interni, che mira a garantire anche e soprattutto la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, attraverso un sistema di controllo di regolarità amministrativa e contabile. In data 9 agosto 2012, sempre il Consiglio Comunale, con delibera numero 31, ha approvato il regolamento degli interventi in materia socioassistenziale, che tra i suoi obiettivi pone anche quello di garantire risposte occupazionali, certamente minime e non risolutive, soprattutto a chi si trova in condizione di disagio sociale o economico, ed anche in questo caso per cercare di dare piccole opportunità a un maggior numero di persone. E si è stabilito, tra l'altro, di effettuare un'occupazione per periodi di 3 mesi tra i richiedenti. Vorrei precisare che questi regolamenti non devono intendersi come semplici adempimenti formali, ma rispecchiano la volontà di questa amministrazione di voler utilizzare l'azione di tutta la macchina amministrativa al pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza e non discriminazione nei confronti di tutti gli operatori economici. I regolamenti sono stati elaborati con il supporto tecnico e legale degli uffici, con il supporto del segretario comunale, in collaborazione con la Giunta, sono stati sottoposti al vaglio delle commissioni consiliari, sono stati valutati e deliberati dal Consiglio Comunale. La fase gestionale e procedurale, e quindi l'emanazione degli atti che concretizzano la necessaria attività negoziale dell'ente, spettano, così come stabilito dall'articolo 107 del testo unico enti locali, ai vari responsabili di settore, che hanno un preciso obbligo di agire nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti. Ma certamente vi è un preciso obbligo da parte degli amministratori, io come sindaco, gli assessori e i consiglieri, di porre la massima attenzione al rispetto dei principi prima richiamati, anche attraverso l'applicazione di quanto indicato nei regolamenti anzidetti. La mozione di oggi rientra quindi a pieno titolo tra i compiti dei consiglieri e rispecchia pienamente l'intendimento che questa amministrazione ha perseguito e continua a perseguire quotidianamente, così come sottolinea un doveroso modus operandi dei funzionari che hanno conoscenza e consapevolezza delle regole vigenti. Il rispetto dei principi richiamati è dunque obiettivo comune di tutti e qualunque azione che miri al rafforzamento di ciò, compresa la mozione, non può che trovare ampio e unanime accoglimento. Prego. Io ho una dichiarazione da legare poi al verbale. Io, sottoscritta consigliere comunale di Nardo Maria Rosa, in merito al punto inserito all'ordine del giorno, mozione piena attuazione e rafforzamento del principio di rotazione degli incarichi per lavori, servizi, forniture e prestazioni professionali, dichiaro di condividere in pieno la mozione presentata dal gruppo di minoranza, mozione che invita il Consiglio Comunale ad impegnare il Sindaco e la Giunta affinché il principio di rotazione nel conferimento degli incarichi sia rigorosamente osservato dagli uffici comunali.
A tal proposito mi torna in mente l'affermazione che l'amministrazione si è definita terza rispetto agli uffici e mi chiedo, un'amministrazione terza come può tutelare quanto chiesto dai colleghi consiglieri di minoranza? Un'amministrazione terza sicuramente non può essere un'amministrazione efficiente, non potendo intervenire su quanto deciso dagli uffici, malgrado questi siano amministrati nell'interesse del nostro Paese. Tutto ciò ancora una volta mi ha fatto pensare alle preoccupanti vicende verificatosi a Brolo e pertanto continuo a manifestare le mie preoccupazioni in merito. Nella mozione dei colleghi consiglieri leggo che oltre ai lavori, servizi e forniture, anche le prestazioni professionali devono attenersi, ovviamente, a quanto disposto nell'approvato regolamento del 29 gennaio 2013. A tal proposito voglio ricordare che sono 8 le note con le quali proprio un professionista, nella persona di un mio affine, così come definito per iscritto dall'amministrazione, segnalano all'intera amministrazione carenze normative nel regolamento degli incarichi professionali. Io stessa, già da lontano mesi di agosto 2013, ho invitato le istituzioni comunali a riguardare e riformulare i contenuti del regolamento comunale per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 5 del 2013. Ribadisco ancora una volta che non sono avvezza né dal punto di vista legale né tecnico. Ho comunque notato che nella maggior parte degli affidamenti professionali, entro la soglia di 100.000 euro, si fa riferimento sia alla procedura prevista dall'articolo 57,6 del decreto legislativo 163 del 2006, che a quanto stabilito nel regolamento comunale approvato all'unanimità dei consiglieri. Tali provvedimenti sono conosciuti ed appresi dalla giunta municipale, alla quale il dirigente dell'area tecnica trasmette tutta la documentazione prevista dalla legge. In merito al citato articolo 57,6 si dice che, ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici desunti dal mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. Bene, invito tutti i colleghi consiglieri ad approfondire soprattutto l'aspetto dell'evidenza pubblica e della manifestazione di interesse. Senza entrare nel merito, ma sinteticamente, si deduce dalla normativa attualmente in vigore che gli affidamenti dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro sono disciplinati, prima di tutto, dall'articolo 267 del DPR numero 207 del 2010, articolo indispensabile al corretto iter imposto dalla legge, ma del quale non si fa cenno nella maggior parte delle delibere approvate dall'amministrazione comunale. Ciò che mi preme sottolineare è che l'approvazione avvenuta nel Consiglio Comunale numero 5 del 29 gennaio 2013 disciplina solo ed esclusivamente le acquisizioni in economia secondo l'articolo 125 del decreto legislativo 163, ma non regolamenta nel merito gli affidamenti dei servizi tecnici, nonostante, ripeto ancora una volta, nelle determinazioni dell'amministrazione viene quasi sempre richiamato l'approvato regolamento. La nostra approvazione ha avuto come oggetto solo quanto disciplinato dall'articolo 125, cioè solo ed esclusivamente in merito ad acquisizioni in economia che rappresentano solo una ristretta parte della casistica riguardante gli affidamenti professionali. Altro elemento ipotizzo, in quanto non sono un tecnico, è che la soglia massima degli affidamenti in via fiduciaria è pari a 40.000 euro, mentre per importi superiori, ma fino a 100.000 euro, è dovuta all'evidenza pubblica. Con questa dichiarazione, nella quale vengono citati varie leggi e regolamenti, voglio solo rafforzare e integrare il contenuto della mozione in merito alla specifica rotazione riguardante anche le prestazioni professionali e non solo per lavori, servizi e forniture. Persevero nell'invitare i colleghi consiglieri, nonché i componenti della Giunta, se ritenuto opportuno, di prendere in considerazione quanto affermato da me stessa, soffermandosi sui contenuti normativi che io stesso ho richiamato nella nota dell'11 ottobre 2013. Grazie. Grazie consigliere Donato. Sì, sì. Bene, ci sono altri interventi? Prego. A nome del gruppo consigliare anche nostro, ricordo, anche noi siamo sicuramente favorevoli alla mozione presentata oggi all'ordine del giorno. Sicuramente abbiamo noi anche approvato e proposto quel tipo di regolamento all'interno del quale è prevista una rotazione non solo dal punto di vista dell'affidamento dei lavori, ma abbiamo visto che anche l'amministrazione, oltre a noi come consiglio, si è prodigata anche a mettere in atto tutti quegli strumenti che permettono anche una rotazione nell'affidamento anche degli incarichi professionali. Quindi noi ovviamente al di là del periodo di crisi, perché se anche la crisi non ci fosse, siamo convinti di sostenere anche in ogni caso un principio di rotazione, perché penso che tutti i nostri cittadini siano uguali
davanti a noi, oltre che davanti alla legge, devono essere messi tutti nelle condizioni di poter fare un lavoro, di poter fare qualche commessa per il comune e di poter accedere a qualche incarico professionale. Quindi io penso che noi abbiamo anche, al di là della legge, anche un dovere etico, morale, secondo me, anche nel permettere la rotazione per incarichi e per forniture e lavori. Per quanto riguarda quanto sostenuto dal collega consigliere Di Nardo, vorrei ricordare che il regolamento comunale è stato approvato all'unanimità da tutti i consiglieri, da tutti. Nessuno di noi, almeno io, nemmeno io sono un tecnico, ma se qualcuno ha fatto qualche studio più approfondito e ha evidenziato nel regolamento qualche peculiarità, qualche problematica, vorrei ricordare a me stesso che la legge ci dice che ogni consigliere può presentare proposte di modifica, emendamenti, proposte di deliberazione da portare in sede di questo consiglio comunale e se ne discute. Quindi se a quel regolamento bisogna apportare delle modifiche, io invito chi è più, ha fatto qualche studio più di me nel settore, a poter presentare delle proposte di modifica, lo portiamo in consiglio e ne discutiamo in commissione e si vede di migliorare quello che è possibile migliorare. Nessuno di noi ha preclusioni da questo punto di vista. Quindi noi siamo completamente disponibili alla mozione tutt'oggi presentata all'ordine del giorno. Un'ultima cosa vorrei ricordare è che comunque, dico, al di là del regolamento, quando nel regolamento non è previsto quello che la legge dice, qual è la legge? Quindi anche se il regolamento si limita ai lavori in economia, chi fa gli affidamenti dei servizi, degli incarichi, eccetera, comunque deve rispettare la legge, al di là del regolamento. Quindi per quanto mi riguarda sono disponibile, siamo tutti disponibili a poter verificare il nostro regolamento e eventualmente a modificarlo, a migliorarlo laddove è possibile farlo. Per quanto riguarda la proposta, noi, ripeto nuovamente, noi siamo d'accordo, assolutamente favorevoli. Grazie a tutti i colleghi. Ci sono altri interventi e allora abbiamo concluso la fase della discussione, passiamo alla fase della votazione. I favorevoli restano seduti, i contrari si alzino, gli astenuti non si chiamano. Bene, tutti i favorevoli, approvato la mozione, hanno una unità. Passiamo adesso al secondo punto, che è scritto all'ordine del giorno, e si tratta sempre di una mozione presentata al vicepresidente del Consiglio Comunale, il signor Daniele Spinelli. Do lettura? Ho lettura del testo della mozione, oggetto. Sì. Interventi a tutela dell'ambiente e della cittadinanza in riferimento alla registrazione del marchio d'impresa in Burgo, effettuata da parte dell'Associazione Gioiosa Nostra e pubblicata nel bollettino numero 33 del 14 marzo 2014, ufficio italiano brevetti e marchi. La sottoscritta Spinella Daniela, consigliere comunale dell'espletamento delle proprie commissioni istituzionali, premesso e considerato che nei giorni scorsi è stata diffusa sul web la notizia che l'Associazione Gioiosa Nostra ha chiesto ed ottenuto la registrazione del marchio di impresa in Burgo, divenendone così proprietario di nome e di immagini, e sul bollettino numero 33 del 14 marzo 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale contro la contraffazione, Ufficio Italiano di Brevetti e Marchi, è stato pubblicato il marchio Il Burgo, anche con la rappresentazione grafica del personaggio conosciuto dall'intera comunità. Il Burgo rappresenta la maschera di un personaggio goliardico importato in Gioiosa Maria negli anni 60-70 da un nostro conterraneo emigrato in Argentina, e questa maschera ha da quel momento conosciuto una crescita costante di popolarità e di gradimento, tanto da divenire il simbolo del carnevale gioiosano.
che il carnevale, importante risorsa culturale e economica della nostra città, già da diversi anni viene intitolato il carnevale del Muro, in onore a quella che è diventata la maschera tipica locale. L'ente comune, in collaborazione con le associazioni del luogo, ha dato vita ad un evento intitolato La Sagra del Muro, giunto alla seconda edizione con grandi soddisfazioni dal punto di vista del ritorno economico e d'immagine. Che la rappresentazione grafica del Muro, che tutti conosciamo e che campeggia da almeno un ventennio su tutti i manifesti di Appellone del Carnevale Giudeo-Santo, è stata realizzata negli anni 70 dal maestro Gianni Monica, il quale ne ha da sempre concesso lo sfruttamento da parte dell'ente in maniera gratuita. Che il Murgo e la sua rappresentazione grafica sono dunque divenuti nel tempo elementi identificativi e qualificanti della tradizione carnascialesca locale e che la popolazione li considera parte del proprio patrimonio identitario e culturale riconosciuto erga omnes. E la registrazione del marchio da parte dell'Associazione di Cosa Nostra potrebbe costituire in prospettiva causa ostativa e o di limitazione alla realizzazione delle manifestazioni organizzate dall'ente nel periodo carnascialesco. Tutto ciò esposto, sottoscritto al consigliere comunale, chiede che la mozione venga inserita all'ordine del giorno in un consiglio comunale convocato in seduta straordinaria anche con urgenza e che vengano poste in essere tutte le strategie, i mezzi e i modi che si riterranno opportuni, atte a tutelare l'ente e l'intera cittadinanza dal punto di vista culturale ed economico, poiché è impensabile ed inammissibile che tradizioni, usi e costumi di una comunità possano divenire esclusivo appannaggio o monopolio di un privato, sia esso associazione o singolo individuo, perché ciò costituirebbe un grave danno economico e di immagine per l'intera città. Questo è il testo. Se permette, io avrei una. Sì, solo un. Però. No, devo un attimino completare perché diciamo, ho delle considerazioni a completamento di quella che è la mia missione. Prego. Quindi desidero fare delle considerazioni appunto per chiarire quello che è il significato della mia missione. Come già detto, il personaggio del Murgo è stato importato agli inizi degli anni 60 nella nostra città da un nostro conterraneo emigrato in Argentina e rappresentava il direttore di una stravagante orchestrina che deliziava gli abitanti durante il periodo carnascialesco. Questa figura ha attecchito fortemente nella nostra cultura, diventando in breve tempo la maschera tipica del Carnevale Gioiosano, tanto che nel 1977 il maestro Gianni Mollica ha realizzato la trasposizione grafica di questo personaggio così come oggi noi lo conosciamo, mettendola a totale e incondizionata disponibilità dell'ente comune affinché divenisse la mascotte, l'elemento identificativo del nostro carnevale. E se mi permettete, io qui ho un prototipo del primo esempio, la prima stampa che è stata fatta della maschera del Murgo, che come vedete ha la firma dell'autore ed in basso Carnevale a Gioiosa, perché questo disegno, questa trasposizione grafica aveva come unica finalità quella di rappresentare il nostro carnevale, per questo è stata creata. E così è stato, perché questo emblema si è radicato tra gli usi e le tradizioni della nostra comunità, tanto che da moltissimi anni campeggia su tutto il materiale pubblicitario e informativo del nostro carnevale, fino a diventarne l'essenza, l'intitolazione stessa, cioè il Carnevale del Muro. Le varie amministrazioni che si sono succedute hanno teso a valorizzare questa identità e nello specifico questa amministrazione ha inoltre dato vita con la partecipazione di associazioni locali ad un evento intitolato La Sagra del Muro, giunto quest'anno alla seconda edizione. Fin qui tutto bene, fino a qualche giorno fa, quando compare sul sito web la notizia che l'associazione Gioiosa Nostra ha ottenuto la registrazione del marchio Il Murgo, divenendo così proprietaria di nome e di immagine. E qui poi è storia attuale che tutti conosciamo. E quindi io mi chiedo, e lo chiedo anche a questo consiglio, si può permettere che una comunità venga defraudata di un simbolo della propria tradizione e del proprio patrimonio culturale ed identitario? Può una comunità essere condizionata nella propria espressività da eventuali capricci o malumori di un'associazione privata ed essere obbligata a chiedere il permesso per utilizzare un nome, un'immagine, un emblema
che le appartiene da decenni e che è quindi diventato per quella comunità un marchio di fatto? Può una comunità, e quindi l'ente che la rappresenta, essere ostacolata o limitata nella realizzazione di manifestazioni, eventi o quant'altro possa creare un indotto culturale ed economico che abbiano al centro questo simbolo della nostra tradizione carnascialesca? Può l'ente comune accettare di essere da qui in avanti condizionato e subordinato alle concessioni di un'associazione privata che si è appropriata di qualcosa che non le appartiene, in quanto il Murgo, come nome, rappresenta un personaggio reale e concreto divenuto maschera, mentre l'immagine, cioè la trasposizione grafica di quella maschera, appartiene di diritto all'autore che l'ha realizzata per metterla a totale disposizione dell'ente già dal 1977. La mia risposta, e spero anche la vostra, è assolutamente no, perché questo è lontano sia dalla logica che dalla morale. E pretenderlo significherebbe invece una totale mancanza di rispetto e di senso di appartenenza alla comunità stessa. E va proprio in questo senso il motivo della mia mozione ed il coinvolgimento del Consiglio Comunale. Sono perfettamente consapevole del fatto che il sindaco e l'esecutivo, per intraprendere iniziative ed azioni per la questione in oggetto, non sono vincolati all'avallo del Consiglio Comunale, ma a mio giudizio l'organo istituzionale più vicino ai cittadini perché li rappresenta non può non esprimersi su una questione come questa, in cui l'ente e l'intera comunità sono parte lesa sotto ognuno di questi aspetti: culturale, di immagine, di dignità e per finire economico. E poiché oggi, ci tengo a sottolinearlo, attraverso la mia mozione sottopongo al vaglio di questo consiglio una questione che non ha niente a che fare con la politica tout court e con le logiche di parte ad essa collegate, ma sottopongo invece una questione che riguarda esclusivamente la tutela e il bene della nostra comunità, mi auguro che questa assemblea si esprima in maniera unanime affinché tutta la cittadinanza si possa sentire rassicurata e tutelata dal fatto che le strategie che l'esecutivo intraprenderà siano anche supportate da un consiglio comunale unito nella tutela e nella salvaguardia della comunità che rappresenta. Grazie, ho finito. Grazie, vicepresidente. Questo lo allega? Sì, lo possiamo allegare. Prima di procedere alla discussione, ritengo sia giusto e doveroso da parte mia dare lettura di una nota che è pervenuta all'ufficio di presidenza proprio questa mattina da parte dell'associazione Gioiosa Nostra. Per conoscenza ovviamente trasmessa anche al gruppo, per cui ritengo sia giusto e doveroso darne lettura. Giorno 8 aprile 2014 è stato convocato il Consiglio Comunale nel quale abbiamo appreso che verrà trattato l'argomento relativo alla richiesta di interventi in riferimento alla registrazione marchio il Murgo. Poiché nei giorni scorsi abbiamo ascoltato varie tesi con le quali si insinuava che l'associazione Gioiosa Nostra avesse avuto l'intenzione di appropriarsi di un simbolo che appartiene alla comunità gioiosana, vorremmo con questo documento, che chiediamo resta agli atti del Consiglio Comunale, che la nostra voce, le nostre intenzioni siano chiare ai consiglieri e che possa essere altrettanto chiara l'intenzione disinteressata con cui l'associazione Gioiosa Nostra ha provveduto alla registrazione del marchio. Confermiamo, così come già detto nel nostro comunicato stampa di alcuni giorni fa, che non vi è nessuno scopo di sfruttamento economico e nessuna volontà di appropriarsi di un simbolo che appartiene alla comunità gioiosana. L'intendimento dell'associazione è quello di difendere questo nome, tenuto conto della sempre più estesa diffusione dei prodotti enogastronomici che si identificano con il Murgo avvenuto negli ultimi anni, affinché resti dentro i confini del nostro comune, a tutela di una produzione gastronomica che si riconosca in questo marchio e che rappresenta oggi e in futuro un'importante risorsa per il nostro comune. L'associazione è assolutamente disponibile a confermare in qualsiasi forma e contesto il proprio impegno a garantire che tale marchio sia liberamente e gratuitamente utilizzabile per l'organizzazione di eventi che perseguono come obiettivo lo sviluppo turistico, economico e sociale del nostro paese. Unica cosa che ci sta a cuore.
si chiede che queste brevi note con cui si vuole far trasparire la verità delle intenzioni, il fondamento della registrazione del marchio, siano lette in consiglio. Bene, la discussione è aperta. Prego, il Burgo appartiene alla comunità Gioiosano. Da quando il maestro Gianni Mollica negli anni 70 lo ha creato, è stato già anticipato dal vicepresidente del Consiglio, da subito è divenuto il simbolo del carnevale Gioiosano. Negli anni la fama e la notorietà dell'uomo con il cilindro, il frac e il violino è andata crescendo grazie al lavoro e alla creatività di tanti artisti, associazioni e concittadini che con le loro poesie, libri, manifestazioni, esposizioni ed esibizioni hanno contribuito alla valorizzazione e alla crescita del carnevale Gioiosano. Il personaggio del Burgo, che da anni figura nelle locandine del carnevale, è ormai noto non solo nell'Interland, ma nell'intero territorio nazionale. Anzi, oserei dire, grazie anche alla diffusione e promozione con mezzi di stampa, gadget, targhe, internet e la rete televisiva, a questo proposito ricordiamo l'esibizione del nostro concittadino proprio vestito da Burgo alla corrida, anche ormai fuori dai confini italiani. Le amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo hanno saputo apprezzare il dono del maestro Mollica, valorizzando e promuovendo le tradizioni carnascialesche e incentivando il circuito economico creatosi intorno alla figura del Burgo. Quest'anno è giunta la seconda edizione, la Sagra del Burgo, che tanto successo di pubblico ha riscosso, richiamando tantissima gente che ha avuto modo di apprezzare i prodotti enogastronomici del Burgo, che aziende e ristoratori del luogo hanno sapientemente e con originalità creato. Una manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale con la collaborazione e il supporto quest'anno della consulta giovanile dell'Associazione Giovane Gioiosa, perfettamente riuscita, e lo scorso anno con il Centro Commerciale Naturale di Ciguerra d'Aragona. È impensabile che la figura del Burgo per il futuro possa appartenere ad un singolo o ad un'associazione. Ripeto, appartiene, come ho esordito, alla comunità di Gioiosa Marea, che non ha nulla in contrario alla creazione di ulteriori iniziative che possano, come avvenuto sino ad ora, contribuire allo sviluppo e alla promozione del nostro territorio. Nessuno mi ha mai fatto uso improprio e trovo davvero poco rispettoso che un'associazione gioiosana abbia avviato un percorso teso a creare un appannaggio esclusivo di tutto ciò che è legato all'immagine del Burgo, comprendendo una tipologia che spazia dai prodotti alimentari a tutte le possibili manifestazioni culturali e turistiche, senza questo preventivamente informare né l'amministrazione comunale né soprattutto la cittadinanza ed il maestro Gianni Molli. Ringrazio la professoressa Daniela Spinella, vicepresidente del Consiglio Comunale di Gioiosa Marea, che avendo appreso la notizia da un comunicato diffuso dal sito internet dei gioiosani, ha voluto richiamare la nostra attenzione sul fatto che altrimenti sarebbe sfuggito all'opinione collettiva. L'amministrazione comunale è pronta a intraprendere qualsiasi iniziativa volta a dimostrare l'appartenenza del Burgo alla nostra comunità, alla nostra storia e dal nostro patrimonio identitario. E voglio concludere facendo riferimento alla nota che è stata appena letta dal Presidente. Quelle intenzioni dichiarate là possono essere credibili solo in un modo per la cittadinanza di Gioiosa Marea, con la rinuncia. Non riguardi il carnevale, tutto ciò che abbiamo detto è che sostanzialmente
nello spirito condiviso. Però sinceramente rimango perplesso per il clamore che è stato creato attorno a questa vicenda, soprattutto perché ritengo che intanto questo Consiglio non abbia alcuna competenza a dover parlare e tantomeno a prendere decisioni su una questione che riguarda esclusivamente vicende private. Capisco che la vicenda privata, in considerazione del fatto che questo simbolo, questo disegno viene utilizzato ormai da tanto tempo dal Comune in molteplici manifestazioni importanti, possa avere una rilevanza. Però sinceramente mi sfugge intanto la motivazione per la quale si è convocato un Consiglio Comunale, tra l'altro straordinario, perché va da sé che è una convocazione straordinaria, ma addirittura urgente, so che urgente non è, perché le procedure, però tutte le sedute del Consiglio sono straordinarie, sono straordinarie, fatte eccezione per quelle previste. Stavo dicendo proprio la decisione. Stavo dicendo proprio questo. E come questo Consiglio Comunale è stato convocato non in seduta urgente. Non in seduta urgente, però se mi avesse fatto completare il pensiero sarei arrivato alla stessa conclusione sua. La ringrazio. Siccome la richiesta era anche d'urgenza, soltanto di questo parlavo. So che tecnicamente è una seduta straordinaria e so che tecnicamente non è urgente. Facevo un discorso al di là della procedura, dicevo che il clamore suscitato da questa vicenda ha portato anche a una richiesta, seppur non poi non attuata nei fatti, di una convocazione urgente del Consiglio Comunale. Io ritengo che questa vicenda, con le premesse che facevo prima e che riguardano la rilevanza che comunque questo simbolo ha e questa questione in generale riveste per il Comune e quindi per tutti i cittadini, sia una vicenda esclusivamente di tipo privato. Perché? Privatistico. Perché? Perché c'è un soggetto che è il l'autore indiscusso di questa figura, è un ente, un'associazione privata che ha ritenuto di registrare questo disegno. Ora, se il diritto dell'autore è quello di tutelare le proprie prerogative, il proprio diritto appunto nei confronti di chi ritiene che questo diritto lo ha in qualche modo compresso, leso o via dicendo, ha tutti gli strumenti che la legge gli consente per poter agire a tutela appunto dei propri diritti. Siccome qua però siamo all'interno del Consiglio Comunale, vorrei anche capire oggi che tipo di votazione dovremmo fare, su quale proposta indirizzata nello specifico a che cosa, perché condivido la richiesta lo spirito della richiesta del consigliere Spinella, però vorrei anche sapere materialmente, concretamente, noi oggi che cosa dovremmo votare, nello specifico quale dovrebbe essere l'oggetto della nostra deliberazione. E poi mi sentirei anche di rassicurare un po' tutti, perché vedo che ci sono, diciamo, il clima è abbastanza teso, ci può anche stare, ma sinceramente mi pare che lo sia troppo per la questione in sé. Io penso che il Comune non rischi nulla. Perché non rischia nulla? Perché la registrazione di questo marchio, chiamiamolo marchio magari anche un po' impropriamente, comunque sapete di che cosa sto parlando, la registrazione di questo marchio è avvenuta intanto in pieno carnevale, comunque durante lo svolgimento del carnevale, e credo che nessuno abbia impedito al Comune di continuare a utilizzarlo nelle sue manifestazioni. Con la nota che lei oggi ha letto si ribadisce quello che è un intendimento, e cioè il marchio è stato utilizzato finora, potete continuare a farlo. E magari su questo il collega Salmeni potrà essere più esauriente di me, c'è una disposizione del codice civile che è molto chiara, che tutela il cosiddetto preuso, cioè chi utilizza un marchio prima che questo marchio sia registrato, qualora successivamente intervenga una registrazione, il suo diritto non viene in alcun modo compresso né tantomeno annullato, può continuare a utilizzarlo senza nessun vincolo, senza nessun problema, nei limiti in cui l'ha utilizzato precedentemente. Quindi, siccome qua il Comune credo che tuteli anche la sua prerogativa, che poi è quella di tutti i cittadini, di andare ad organizzare, a fare un lavoro che tanto successo riscuote da qui in avanti per il futuro, credo che questa prospettiva non sia in alcun modo messa in discussione da questa vicenda che
ci interessa e che insomma si è verificata negli ultimi giorni. E poi vorrei, in chiusura, lascio spazio anche ai miei colleghi perché diciamo, la materia consente di poter anche spaziare negli interventi. Mi sarebbe, intanto questo Consiglio Comunale, quindi deduco che è stato convocato su iniziativa sua, Presidente, su iniziativa sua. Quindi avete avuto su richiesta del consigliere che ha firmato ovviamente la mozione. Vabbè, su richiesta del consigliere, però lei sa che il Consiglio Comunale si convoca su richiesta di almeno tre consiglieri, quindi è un'iniziativa sua. Dico, il Consiglio Comunale può essere convocato su richiesta di minimo tre consiglieri. Questo è un inserimento di un punto all'ordine del giorno. La quindi mozione, non è una mozione. La mozione può essere presentata anche dal singolo consigliere. La mozione sì, io parlavo della mozione del Consiglio Comunale, lei mi ha detto che è stato convocato su richiesta del consigliere Spinelli. Ritengo che non possa essere così, l'ha convocato lei in iniziativa. Scusate, un attimo, la mozione che noi abbiamo presentato non abbiamo chiesto la convocazione di un consiglio comunale, abbiamo detto questa mozione si metta all'ordine del giorno nel primo consiglio comunale. Io sto parlando della convocazione di questo consiglio comunale, è avvenuto a iniziativa di chi? Se mi potete rispondere, non è... No, riesco veramente ad afferrare. Chi l'ha convocato il Consiglio Comunale? Il Presidente del Consiglio. E l'ha convocato lei in iniziativa sua? Perché ti ha dato, scusi consigliere, dico qual è il problema, non riesco a capire. Ma io non faccio un discorso né di... No, mi dica, vorrei insomma... Che io non sto dicendo che ti è dato, io stavo affrontando... Non riesco ad afferrare, non riesco a afferrare. Ma siccome da un po' che parla, ma se io sono... No, Presidente, se io sono l'unico, io... Chiudo, lei mi siede. Però se mi richiama al fatto che da un po' che parlo vuol dire che già sono lungo. Se sono lungo, no, mi lei può parlare. Mi fai no, lei può continuare a parlare, consigliere Giardina. L'importante è che mi spieghi, tra i colleghi, in modo che io possa comprendere meglio, diciamo così. Allora, è una mia lacuna, non l'ho mai espresso. Un oggetto del dico, è stato convocato il Consiglio Comunale, a me preme sottolineare un aspetto di tipo procedurale. È stato convocato prima di entrare nel merito della questione, tra l'altro. Ho affrontato, ma lascio i miei colleghi. Dico proceduralmente, è stato convocato un consiglio comunale. Ma su determinazione del Presidente del Consiglio, viste le richieste, perfetto. Mi pare che era stato chiaro nella dichiarazione. Ma c'è anche scritto ma siccome avete detto, avete parlato di una mozione, avete parlato di una richiesta di inserimento all'ordine del giorno, avete parlato di una richiesta fatta dal consigliere Spinella, quindi su iniziativa sua. Sì, benissimo. Allora io avrei gradito che il Presidente del Consiglio avesse mostrato, con tutto il rispetto per la vicenda che ribadisco e va tenuta nella dovuta considerazione, avesse mostrato questa solerzia e questa sensibilità anche per vicende molto più importanti e molto più gravi per quanto riguarda la comunità gerosana. Mi riferisco da ultimo, non lo so, alla vicenda della via Piemonte o della via Liguria, che questo consiglio è stato convocato dopo che già c'era stata una delibera di giunta. Mi riferisco ad altre occasioni nelle quali si poteva anche il mancato accoglimento della richiesta di mutuo per quanto riguarda la compartecipazione ai lavori della scuola media. Questo consiglio è stato convocato anche qui su nostra richiesta, o comunque su richiesta come punto da inserire all'ordine del giorno, ma non è stata mostrata quella solerzia e quella sensibilità che invece è stata palesata in maniera inequivocabile per questa questione, che ripeto è importante, però comunque per altre vicende probabilmente era importante allo stesso modo e un consiglio andrà convocato. Diciamo che le sue ultime affermazioni sono smentite dei fatti, caro consigliere Giardina, e lei stesso. Mi fa piacere. Sì, è così. E se mi dai tempo adesso in tre fermarmi capire con te. Lo ha detto lei stesso nel suo intervento. C'era una richiesta presentata dal vicepresidente del Consiglio Comunale di inserimento di questa mozione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale da convocarsi, chiedeva il consigliere Spinella, in seduta straordinaria ed urgente, ma in modo particolare in seduta urgente, cosa che il Presidente in sede di conferenza del capigruppo, ove per impegni vostri, il gruppo di opposizione non era rappresentato, ed altri, in quell'occasione il Presidente, con l'equilibrio che cerco di mantenere, insomma, nel rispetto,
la ringrazio, nel rispetto di quelle che sono le regole di questo Consiglio Comunale, ha ritenuto che gli estremi dell'urgenza non ci fossero. Per cui è stato convocato, come è normale che sia, un Consiglio Comunale semplicemente in seduta straordinaria. Quindi tutta questa solerzia oggi, o la mancata solerzia prima, io sinceramente non l'ho mai ravvisata, né tantomeno lei due anni ha mai avuto modo di ritroverare il Cristianizza che proprio oggi ha fatto poi il bilancio e parla di solerzia, in questo caso di mancata solerzia. Io non sono ricordato nulla. La ringrazio per gli argomenti, consigliere Giardino, però come le dicevo e concludo, i fatti, a mio modo di vedere, smentiscono quello che lei ha asserito fino a qualche secondo fa. Ma ci sono altri interventi, mi piacerebbe sentire adesso qualche intervento proprio nel merito della questione. Se le questioni pregiudiziali in qualche modo sono state sviscerate, prima del merito abbiamo altre perplessità. Come gruppo di opposizione siamo perplessi e ci chiediamo il motivo della convocazione di questo consiglio straordinario, che per fortuna non urgente, o solo per l'ordine del giorno, è un argomento del muro, certamente importante, nessuno lo mette in dubbio. Nessuno mette in dubbio il significato del punto per la popolazione del Gioiosana, per il carnevale Gioiosano e per il ritorno economico che da esso ne deriva. Ma ci chiediamo, è forse meno importante l'erosione di Capo Calabà? È forse meno importante la Capodanno di San Giorgio, la strada statale 113, le strade comunali, il turismo, il palazzo municipale, il Corpo San Francesco, il muto della scuola? Come mai per questi argomenti nessuno della maggioranza ha chiesto convocazione di consiglio comunale straordinario urgente? Vogliamo inoltre sottolineare che come gruppo di opposizione abbiamo fatto numerose interpellanze, interrogazioni, richieste di inserimento di punti all'ordine del giorno. Argomenti appunto puntualmente inseriti, ma mai nessuno ha chiesto convocazione di consigli straordinari urgenti, proprio per non gravare sulle casse comunali. Il consiglio comunale, come ne pensava, ha un costo. Quindi fare ripetuti consigli comunali con solo due punti all'ordine del giorno ci sembra un po' esagerato. Va bene. Mi pare che posso, come dire, evitare di rispondere, perché quando l'aveva assegnato l'aveva già affermato il consigliere Giardino, ho risposto in precedenza. Adesso è un consiglio comunale convocato in seduta non urgente, quindi un consiglio comunale regolarmente convocato in seduta straordinaria, come è normale che sia, perché le sedute del consiglio comunale si compiono in seduta ordinaria di corrente al dottore Matasso semplicemente per quanto concerne quegli obblighi di legge che sono, come dire, una cadenza fissa annuale, quali sono il bilancio e il consultivo. Bene, consigliere, forse prima riesco a parlare. Sì, prego. Io volevo dire una cosa a proposito di quanto ha detto il consigliere Giardina. Ho sentita questa cosa sia dal consigliere Giardina che dal consigliere Lagalia. Questo argomento è certamente importante, ma rivelando uno snobismo, un tentativo di sminuire e di veramente di rendere basso questo argomento. Io non credo che la cultura, il rispetto delle tradizioni, la dignità di un popolo possano essere argomenti secondi a niente. L'ho detto e lo ripeto, quindi secondo me è un argomento importantissimo, è un argomento che la popolazione sente molto e la presenza oggi in quest'aula ve lo testimonia, guardatevi intorno, e quindi voi non so come vi possiate dire che questo non è un argomento da loro. No, lo mettete in dubbio, perché voi dite, non è un chiedo scusa, io non l'ho interrotta, consigliere Lagalia. Voi entrambi avete detto, è un argomento importante, ma con grande snobismo, e questa cosa non mi sta bene, assolutamente non mi permetterò di sminuire questo argomento, assolutamente non me lo posso permettere. Un'altra cosa poi mi ha colpito di quello che diceva il consigliere Giardina, lui parlava di argomento privato. C'è una distinzione però di cui non avete tenuto conto: l'associazione Gioiosa Nostra ha registrato un nome e un marchio. Per quanto riguarda l'immagine, l'effigie del Murgo, io sono assolutamente d'accordo con voi. Lì è l'autore che deve tutelare la sua opera, perché lì c'è chiaramente, da quello che io vedo, una violazione di un diritto d'autore. Per quello che io vedo, ma quella è una cosa che si vedrà all'autore. Io parlo del nome. Il Murgo è una persona. Il Murgo è il direttore d'orchestra della Murga. La Murga è un'orchestra che noi abbiamo importato dalla
professore, come per dire il maestro, come per dire il ragioniere. Il Murgo è una persona, è un'immagine, è un personaggio. Questo personaggio talmente si è radicato nella nostra comunità che è diventato una maschera, quindi è il concetto, è il simbolo che io vado a difendere. Non è la trasposizione grafica, che quello è pretto appannaggio dell'autore, e lì non glielo tocca nessuno. Io dico che non si può andare ad intaccare qualche cosa che appartiene, un simbolo, un emblema, quello che per me è diventato un'azione del nostro carnevale, non si può andare a toccare il simbolo e toglierlo alla cittadinanza, perché per me è impensabile che un cittadino debba chiedere il permesso se vuole dire io mi voglio vestire da Murgo, se voglio partecipare alla sera, non posso fare la sera del Murgo. Allora, è vero quello che diceva lui, ho letto anche io questo articolo in cui viene garantito il preuso, ne sono consapevole, l'ho letto, mi sono informata. C'è però una cosa che non mi convince, e se noi queste manifestazioni le vogliamo fare crescere, ogni manifestazione che parte è nata, nasce per poter crescere, per potersi migliorare. Noi l'anno scorso abbiamo fatto la prima sagra del Murgo che ha avuto un discreto successo. Quest'anno la sagra del Murgo ha visto migliaia di presenze a Gioiosa. Un altro anno noi contiamo di poterla organizzare in maniera molto più amplificata, molto più ricca, e questo ci preclude tante cose. Io parlo, dobbiamo fare la differenza tra quello che è il nome, il simbolo e il personaggio e quella che è la sua trasposizione grafica, che a noi non interessa, perché a quello ci penserà l'autore e ci sta già pensando. Benissimo. Non so se è chiaro. Prego, consigliere. È giunto il suo momento. Accettiamo di spacchettare affettuosamente. Affettuosissime sempre. Esatto, le accettiamo. Ma io in questo consiglio, scusate se continuo a insistere, convocato in sede straordinaria, avrei preferito parlare anche, non voglio sminuire niente l'argomento del mondo, come diceva lei, la presenza testimonia che il paese, i cittadini sono appassionati a questo argomento. Però avrei preferito anche parlare di alcune richieste di concessione demaniale che sono giunte al protocollo del comune da diversi mesi, e che se autorizzati, quelli sì, comprimono la libertà di movimento di noi cittadini e soprattutto pregiudicano la bellezza della nostra spiaggia e del nostro territorio. Voglio dire questo perché? Perché alcune richieste riguardano costruzioni prefabbricate addirittura che si antepongono nello spazio destinato al paese. Noi il capitello presidente, per arrivare poi a questo. Non prendo. Sì. Nonché addirittura un distributore di benzina che come l'arabe finisce, intanto risorge, così forse confidando magari in qualche condizione favorevole. Io qua mi trovo, carissimo vicepresidente, a fare, contro la mia volontà, il difensore dell'associazione gioiosa nostra. Vale per lei. Io, e perché? Per una semplice ragione. Perché ho assistito anch'io a questo polverone mediatico sollevato quasi abitando questa associazione. È uno dei motivi per cui sì, dell'associazione, che ha avuto a mio modesto parere l'accortezza, se non l'intelligenza, di registrare il cambio del mondo. Ma proprio per una ragione semplicissima. La registrazione che cosa comporta? Comporta che cosa? Che garantisce la provenienza geografica di quel mare. E garantendo, in questo caso mi pare che si tratti di prodotti, garantendo anche la qualità. Del resto, l'amministrazione comunale, il consiglio, se avesse voluto, avrebbe in modo semplice provveduto alla registrazione di quel marchio. E poi un'altra cosa ancora, ma mi pare ultimamente che l'amministrazione non voleva questo marchio. Tanto che ultimamente in alcuni manifesti vedevo comparire io una serenetta irresistibile, la serenetta irresistibile. Ora, in ogni caso, noi qua, non può darsi che gli interventi dei miei colleghi non volevo essere sminuire l'altro, ma semplicemente ritenevo che i colleghi qua del gruppo di opposizione che in questo caso non ha valenza politica e nessuna attività il Consiglio Comunale può esercitare, perché il Murgo, appunto come accennava il collega Giardina, è
tutelato dall'articolo 2571, e l'ha detto anche lei, che mi permetto espressamente di leggere, forse non lo capisco io, che ha fatto uso di un marchio non registrato alla facoltà di continuare ad usarla nonostante la registrazione da altri ottenuti. Quindi il comune può continuare, se vuole, a continuare a registrare, quindi non vedo nessun problema. Non esiste, lo sappiamo tutti. Quindi qual è il pregiudizio? Può continuare non a registrare, a usarlo. A usarlo, sì, nonostante la registrazione che ha fatto uso di quel marchio, quel simbolo, può tranquillamente continuare ad esercitare. Per cui non comprendo tutto questo polverone. Capisco che ha pressione cittadina, perché qua sui piccoli. Quello che è contesto è che per me. No, ma noi abbiamo una scambio. Sì, no, 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 quello che io contesto, consigliere Salmelli, è che per me questo marchio, non il disegno, il nome, il murgo, non si può registrare. Perché appartiene alla collettività, non può essere mio, tuo, di un'altra persona. È una sua apprezzabile opinione, perché purtroppo noi qua dobbiamo attenerci. Io ho sentito parlare qua di aspetti culturali, di opportunità, di immagine, di morale. Ma non ho sentito, sarà una mia deformazione, parlare di che cosa? Di diritto. Il diritto, purtroppo, quando uno fa una scoperta, un'invenzione, la prima cosa che fa se la va a brevettare. Se io invece ho un marchio, un disegno, qualcosa, un'immagine, me la vado a registrare. Ora io non lo so, ma diceva che da 40 anni, 50 anni che c'è scritto che mai nessuno ha pensato di provvedere, di registrare la provenienza geografica di questo mondo. Come mai oggi che io tanta lota, che apprezzo tantissimo Gioiosa Nostra, che ha provveduto a garantire la provenienza geografica? Supponiamo che fosse intervenuto qualcuno del nord, che cosa avremmo fatto noi? Buttava Murgo a Milano, a Torino, buttava la spazio per l'Italia. Il Murgo non è mio, non è suo, è una persona che nasce in Argentina, come immagini. Noi abbiamo qua, purtroppo, abbiamo ora io voglio dire che cosa, semmai che io che l'autore se avesse voluto avrebbe, purtroppo noi qua mi pare che la legge è chiara, l'articolo 2574 aggiunge che chiunque avesse avuto la priorità, l'inventore, l'autore, avrebbe benissimo purtroppo essere resi dall'esposizione procedere alla registrazione. Questo è il codice con esattezza delle proprietà industriali. Noi esprimiamo una valutazione politica, possiamo essere vicini alla no, la registrazione, scusa Presidente, allora mi costringe a leggere per intero. Il 2574 dice: le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento di medesime, nonché gli effetti della registrazione, sono stabiliti dalle leggi speciali. E le leggi speciali fanno riferimento esattamente al codice delle proprietà industriali, che impongono al suo autore, qualora ne avesse avuto la volontà o la voglia, di registrare il marchio entro i 6 mesi. Quindi ora io, a prescindere da quelle che sono le diatribe che potrebbero succedere di carattere personale, io non capisco il Consiglio Comunale che è chiamato, al di là della straordinarietà del Consiglio, a deliberare su che cosa? Su fatti che sono in modo chiaro disciplinati e previsti dalla legge. Che cosa dovremmo fare? Fare una causa, non lo so, all'associazione Gioiosa Nostra. Ma noi chi? Per esporci poi eventualmente a che cosa? A un'azione risarcitoria, sempre se ci sono le condizioni, da parte dell'autore, che è il signor Giovanni Moglio, che è il maestro Moglio. Cioè il comune, qual è l'utilità, la conducenza di un'eventuale azione? Che il murgo riguarda poi, può essere che cosa? Un momento di sintesi, di divertimento, di leggerezza dell'intero paese. Mi pare che qua questo è pacifico. Nessuno lo mette in dubbio, nessuno vuole discutere di questo. Però dal punto di vista del diritto, oltre a tutti quegli aspetti che sono stati elencati, il diritto con tutto quello che dobbiamo aspettare. Grazie. A proposito del codice di proprietà industriale, non è che possiamo prendere soltanto solo quello che ci fa comodo, perché recita testualmente: non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge, quali ad esempio, ce ne sono una serie, io leggo semplicemente quelli che secondo me interessano nel nostro caso. Segni usati in campo artistico, letterario, scientifico,
tipo politico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti e associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi. Quindi vuol dire che è irregistrabile un marchio, una cosa che abbia questa caratteristica. Allora dobbiamo, cioè, scusa, allora facciamo l'ufficio di Messina, facciamo questione, visto che gliel'hanno registrato. Non ho finito, per me è irregistrabile questo marchio. La seconda parte che mi interessa, i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d'autore, quindi per questo se la vedrà l'autore. Ma per quanto riguarda i segni che contraddistinguono manifestazioni promosse e contengono denominazioni e sigle di manifestazioni di enti e associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi. Altrimenti non capisco perché gliel'hanno registrata, l'hanno fatto. Beh, secondo me è preciso. O sbagliamo noi, io sicuramente sono convinto che sbagliamo noi, non loro. Forse c'è l'ufficio del registro. Questa è la sua opinione. Consigliere. Io vorrei aggiungere semplicemente delle brevi considerazioni anche rispetto a quanto ha detto il consigliere Spinella. Innanzitutto io ritengo che a questo punto l'ordine del giorno. Su questo punto noi non dovremmo essere divisi, ma dovremmo essere uniti, proprio perché questo simbolo appartiene a quella che è la tradizione culturale del popolo gerusano. Come ho sentito dire appunto dai vostri interventi, se lo scopo dell'associazione era quello di tutelare questo simbolo da parte di altre persone, quindi concederlo gratuitamente, perché non è stato fatto allora un lavoro comune con l'ideatore, con l'ente comune che in questo caso è rappresentato da questa amministrazione, ma in futuro potrebbe essere rappresentato anche da un'altra amministrazione. Quindi perché non è stato fatto un lavoro, diciamo, comune, chiamando in causa anche tutte le parti che erano interessate? Primo. Secondo. La portavoce dell'associazione Gioia Nostra ha affermato che appunto concederà il simbolo gratuitamente, ma questa garanzia chi ce la dà? Cioè, nel senso, come abbiamo, sì, il codice, ok, ma se dobbiamo integrare queste manifestazioni, se ne dobbiamo fare delle nuove, chi ci dà la garanzia che ce lo danno gratuitamente e che soprattutto non dobbiamo pagare nulla, che nessuno ci chieda magari dobbiamo chiedere delle autorizzazioni, dei permessi, non dobbiamo pagare nulla. Io ritengo che forse la soluzione migliore sia quella che la proprietà del marchio ritorni effettivamente al reale proprietario e che la comunità gioiosana possa di nuovo utilizzarla come ha fatto fino adesso e soprattutto senza vincoli, senza nessun vincolo. Infine vorrei porvi una domanda, visto che per concludere, ma alla luce anche di quanto detto, e soprattutto vorrei porla a voi consiglieri di minoranza, ma quindi nella sostanza voi ritenete che sia giusto, che sia corretto che un privato, un singolo abbia il monopolio di che quindi abbia il monopolio di questo simbolo e quindi ponga dei vincoli all'utilizzo del comune, di altri cittadini che vogliono fare altre manifestazioni? Grazie. No, noi, perché domanda e risposta. Prego. Non mi sono ascoltato pure cosa chiedo a voi se secondo voi è giusto che un'associazione, cosa l'associazione oppure un privato abbia il monopolio esclusivo di questo simbolo. Collega, tu sei una laureante, sai perfettamente che cosa? Che
purtroppo le invenzioni, le scoperte, le immagini, il marchio corrispondono al di là della volontà politica, sono consacrate in delle norme codicistiche nel codice, nel codice non è l'invenzione, non l'ha inventato nessuno, l'invenzione è la scoperta per i brevetti, in questo caso siccome la legge simile è prevista alla registrazione, qua si dà che hanno registrato il problema in marchio, mi creda, non è così. Ma che dici, non registrare il tuo marchio, scusate, non l'hanno inventato, non l'hanno inventato. Scusate, io non voglio fare questa gente, ma al di là di chi fa l'invenzione, l'autore ha la priorità di esercitare nel momento in cui per la prima volta esibisce quel marchio. Sul disegno. Esattamente, la prima volta che esibisce ha il diritto, la priorità di registrarsi quel marchio. E questo deve avvenire, non perché lo dico io l'ultimo, ma che lo dice il codice, diciamo, industriale. Che cosa dice? Semplicemente che se io ho il diritto me lo registro entro i 6 mesi. Oh. Nel momento in cui sto marchio da 60 anni, da 40 anni, da 50 anni che ce l'abbiamo, nessuno l'ha registrato, chiunque, carissima vicepresidente, supponiamo che fosse stato di Milano, si registrava il marchio senza poter dire niente. Oh. Quindi rispondendo, meno male, io dico io rispondendo alla collega, che ci sia l'associazione Gioiosa Nostra in quanto ne garantisce la provenienza geografica del suo prodotto. Altrimenti noi ci troveremmo oggi magari sprovvisti di un marchio al di là dell'affetto per il maestro Mollica, della maschera e di tutto, perché noi abbiamo parlato di tanti aspetti. Esattamente, il diritto d'autore non si accetta mai. Beh, assolutamente, dire voi diritto d'autore non basta cancellarlo, non basta cancellarlo con il computer, la firma, il cancellamento di d'autore non basta. Nuovo marchio dopo 30 anni si prescrive pure l'omicidio, non basta, non basta. Va bene, sono a condizione. Perfetto. Prego. Intanto mi piace vedere anche in questa sede tra avvocati che non si capisce la legge com'è. Dico, questo è un che dire, già. Vediamo che non sia così. Il discorso qui è molto semplice. Intanto io ritengo che il Consiglio Comunale abbia tutta l'attinenza, abbia tutte le motivazioni per essere convocato per discutere di questo argomento, perché è un argomento che riguarda tutta la comunità, è un argomento che riguarda la cultura, gli usi, i costumi, gli interessi di tutta una comunità, e quindi è chiaro che gli interessi generali della comunità noi dobbiamo in qualche modo cercare di tutelarli, e questo era anche il significato secondo me dell'intervento del collega Pizzo, dove dice che una cosa che rappresenta la comunità, che rappresenta gli usi, i costumi, le tradizioni di quella comunità, secondo me per logica dovrebbe appartenere a tutti, dovrebbe appartenere alla comunità. Qui la cosa che forse non si vuole capire, nonostante il collega Spinella ha cercato più volte di farlo capire, il problema non è l'effigie, non è la stampa per la quale l'autore si sta prodigando per difendere i propri diritti nelle sedi opportune. Il problema è anche la denominazione, chiamiamola così, il nome, cioè il MURB, è come se io andassi a registrarmi Gioiosa Guardia o Basilio Remo, o cioè è una denominazione, è un nome che rappresenta un'entità, che rappresenta una comunità, che ha rappresentato in questi anni il carnevale di questa comunità, che ha rappresentato anche la produzione di determinati prodotti gastronomici che hanno avuto questo nome. Ora dico, io non voglio discutere sulla buona fede o cattiva fede di chi ha registrato il marchio. Voglio dire solo che è vero che chi l'ha utilizzato fino ad oggi può continuare a utilizzarlo, ma con le stesse limitazioni. Ma se noi vogliamo migliorare, ingrandire questo nostro prodotto, non possiamo farlo. Dobbiamo chiedere il permesso, dobbiamo chiedere l'autorizzazione. Dico, nonostante quanto ci viene detto oggi dall'associazione, dico,
Non so se da chi è firmata questa... Da me è firmata. Ah, da è firmata da me. Sì, sì, da me. Sì, sì. Ma no, felicità non si discute perché proprio prima dell'inizio del consiglio comunale si è dichiarata la signora dottoressa Giuliana Scalfino. E la qualità di componente dell'associazione Giodoffa Nostra e di ideatrice dei prodotti. Grazie. Così come per esempio non sappiamo se ci sono soci anche qui in consiglio comunale o tra di noi a questa, di questa associazione. Ma detto questo, dico io, mi chiedo se domani i buoni propositi del componente del consiglio di amministrazione Scafidi, cioè il componente Scafidi non ci fosse più in questo consiglio di amministrazione, venisse un altro verso un'altra persona, un'altra amministrazione, un altro consiglio di amministrazione, un altro presidente con altri propositi, chi ci dice che i cittadini gioiosani potrebbero continuare a utilizzare questo marchio così come hanno fatto fino ad oggi? Nessuno ce lo può garantire. E ci troveremo nelle condizioni in cui un commerciante qualsiasi che vuole ideare un nuovo prodotto, per esempio un nuovo prodotto gastronomico, deve andare a chiedere il diritto, il permesso a chi ha registrato il diritto, e deve, non è da escludere che debba anche pagare per avere questo diritto. Nessuno, quindi potrebbe anche essere. Quindi il discorso qui è, secondo me, è molto semplice. Noi dobbiamo fare in modo, vediamo come, con quali metodi, con quali mezzi, fare in modo che questo simbolo, che questo marchio venga restituito alla comunità che li ha utilizzato fino ad oggi e che possa continuare a utilizzarlo in modo libero, senza dover chiedere il permesso a nessuno, trattandosi di un marchio, trattandosi di una cosa che è stata fatta ed è stata donata al comune e alla comunità negli anni scorsi. Un'altra cosa con la quale mi trovo perfettamente d'accordo e condivido è quella là, sicuramente si sarebbe potuto fare anche un lavoro in sinergia insieme al comune, con l'amministrazione, questa, quella di prima, quella che verrà, con qualsiasi amministrazione, ma che sarebbe stato bene che si potesse fare un discorso in comune, tutti assieme, perché per l'appunto è una cosa che riguarda tutti. Dico, io mi auguro che il gruppo di minoranza che ha detto fino a questo momento dal consigliere Giardini e dal consigliere Lagheria, penso che auspicano pure loro che questo marchio, che questo emblema appartenga alla comunità, e anche gli altri si esprimono in tal senso, perché è una cosa che riguarda tutti. Dal nostro punto di vista, noi cosa possiamo fare? Possiamo dare indicazioni, intanto nella mozione c'è anche qualcosa, all'amministrazione per poter intraprendere quelli che sono anche da parte nostra i mezzi per poter tutelare questo marchio e questo nome. Intanto attraverso il ricorso che è possibile fare alla Camera di Commercio, perché l'urgenza secondo me c'era anche, non è stato convocato, ma l'urgenza c'era anche, perché il Comune ha 33 mesi, ha 90 giorni di tempo per poter ricorrere eventualmente a tutela di questo marchio a nome della comunità. Il 14 marzo, aprile, maggio e giugno, perfetto. C'era anche un altro motivo. Scusi, non si ravvisano. Non stavo dico, lei era presente alla conferenza di Capigruppo, mi pare che era perfettamente d'accordo in linea con me. Benissimo, andiamo avanti. Non era una contestazione, era in questo modo. Un rimarcare il fatto che è stato convocato in breve tempo. Quindi io penso che noi come possiamo dare all'amministrazione delle indicazioni da questo senso di vista, se siamo tutti d'accordo, perché anche l'amministrazione si possa attivare a tutelare attraverso dei ricorsi alla Camera di Commercio, all'ufficio Marchi e Brevetti, per tutelare il nome e la comunità. Grazie. Posso, Presidente? Allora io vorrei intervenire brevemente, anche se... Scusate, io rimango seduta, anche se poi alla fine dico ci rivediamo, e questo in parte mi fa piacere perché siamo tutti sulla stessa, diciamo, lunghezza d'onda.
Vorrei solo dire ironicamente che dico, mi sembra inopportuno la registrazione, in quanto sostengo che, visto che da 30 anni questo simbolo e questa, diciamo, immagine è nostra, non credo che nessuno ce l'avrebbe mai rubata. Cioè, penso che Patti sicuramente non sarebbe mai segnato di registrato, né Brolo né Capodaglando, quindi per me potrebbe benissimo rimanere tutto così per com'era, dico, ed evitare questi spiacevoli contrasti che si sono creati, tutto qua. Grazie. Posso dire una cosa riguardo a... Dico, il consigliere Lengo poco fa diceva, ammettiamo, dice la buona fede, prendiamo in considerazione i buoni propositi. Io, con tutto il rispetto, questa buona fede e a questa buona fede e a questi buoni propositi credo veramente come credo agli asini che volano. Io ho già passato da un poco l'età di credere alle favole e questa per me è una storiella, perché se, come faccio ad avere fiducia, come faccio a credere alla buona fede di un'associazione che inizia la registrazione di un marchio di nascosto, in sordina e pubblica? No, non so, Presidente. No, ma io dico, voglio dire, purtroppo in questo consiglio comunale non si può garantire il contraddittorio di un soggetto che non fa parte. Io sto dicendo che noi siamo venuti, non è venuto nessuno da noi, né da noi consiglieri, e da quanto mi pare di capire, nemmeno dal sindaco e dall'amministrazione attiva, a dire che c'era questa intenzione. Quindi noi abbiamo saputo questa cosa semplicemente a fatto avvenuto, compiuto. Quindi voi mi dite, dobbiamo fidarci? Di cosa mi devo fidare? Di una cosa che succede così e me la trovo d'amblè spiattellata sul web? Questo dico io. Su quali presupposti mi dovrei fidare? Sulla parola data? Questi sono i presupposti su cui mi devo fidare. Fidiamoci. Io ho un po' di confusione, è entrato con le idee più chiare, ma dagli interventi, diciamo, dal tiro incrociato da destra e di sinistra, la confusione un po' spazza. Volevo ricordarvi, se ricordo bene, ho sentito una sua dichiarazione, collega Spinella, dove diceva in un sito web, perché ormai siamo tempestati, non ricordo se era sulla televisione o se era sul sito web, dove diceva: io il problema, se fosse stata la registrazione per la tutela dei prodotti non gastronomici, il problema non si sarebbe posto, no. Giusto? Il problema riguarda... Per me no, non l'avrei visto, credo. Ricordo bene, però mi ricordo benissimo. Ricorda benissimo. Ora, io mi atterrei un po' ai fatti. Al di là dei problemi di passione, di cuore, ma l'immagine, il mondo, l'identità, la vicinanza con il popolo, che poi questo non traspare perché l'amministrazione ha registrato il marchio di un'altra cosa in giunta a luglio del 2012, e quello a cui si riferiva il collega ha registrato, scusi, ha adottato la sirenetta con una delibera di giunta, la 103 del 19 luglio 2012, ha sempre l'assessore Burrò, la giunta poi era tutta presente, dove è volontà di questa amministrazione adottare un marchio unico, immediatamente riconoscibile ovunque e che rappresenti un elemento di identificazione di tutti gli eventi organizzati dall'ente. Atteso che la ditta, tralascio, ha volontariamente, è stato adottato un marchio che identifica gli eventi. Comprendo che questo non ha niente a che vedere, che questo non ha, diciamo, parzialmente non ha niente a che vedere, l'adozione di un marchio per eventi non ha niente a che vedere con Carnevale, perché quando noi parliamo di manifestazione carnascialesca, quindi stiamo parlando di questo. Ma in merito all'evento carnascialesco, io dal comunicato che è uscito sui siti da parte dell'associazione e dal documento che ci è stato consegnato dal Presidente, adesso qui li abbiamo agli atti,
vedo un manifesto interesse alla tutela dei blocchi enogastronomici, non degli eventi. Quindi, come diceva il sia Giosuè prima, sia il consigliere Giardina prima, che il consigliere Salveri prima, il codice civile e tutto quello che ci siamo detti, garantisce sia gli eventi precedenti, sia, mi sembra che ci sia una disponibilità chiara, non so come si deve articolare poi questa, come si deve formalizzare questo, con l'associazione comunque eccetera, chi è che poi dovrà articolare e regolamentare questa cosa, ma è chiaro che c'è un'intenzione di concedere, che non di concedere, l'hanno già dichiarato che c'è questa disponibilità agli eventi. E poi mi viene un altro, l'intenzione è questa, perché è documentale, lo dichiarano e agli altri, poi non so come l'amministrazione dovrebbe articolarsi in questo per comportare non solo il preuso, quindi gli eventi che già il codice civile garantisce per gli eventi già organizzati, ma anche per quelli in cui diceva consigliere Lembo, per quelli che si dovessero verificare in maniera innovativi o di carattere diverso, che sono caratterizzati con quel nome. Quindi io francamente il problema non era, perché ci vedo un contrasto nel momento in cui noi andiamo ad fare un'azione, che dovremmo anche capire, perché la mozione deve essere specifica, quindi si dovrebbe anche capire che azione, cioè noi non possiamo andare genericamente in vario, c'è scritto qualunque azione, quale azione? Si l'ha mandato a cosa? Quando noi abbiamo fatto la mozione che abbiamo specificato, adesso abbiamo approvato congiuntamente prima sulla rotazione degli incarichi, aveva un mandato specifico, cioè quale dovrebbe essere l'azione? E credo che era anche nel contenuto della domanda fatta dal consigliere Giardino prima, dovremmo capire che tipo di azione, qual è l'intendimento, qual è il mandato che si dà all'amministrazione. E poi chiedo, ma questa azione dovrebbe essere e contro l'autore e contro l'associazione? Perché se il problema è il marchio del murgo, insomma questo tipo di marchio che è stato registrato, come facciamo a fare l'azione contro un soggetto e fidarci poi della liberalità dell'altro soggetto? Se il comune se ne vuole appropriare, chiaramente deve fare un'azione verso l'uno e verso l'altro, io ci vedo un contrasto, quindi questa cosa vi inviterei a ragionare. L'altra è dopo 40 anni, appunto. Sono 40 anni che non chiede, anzi, l'ARA l'ha creato esclusivamente per questo. Scusi, io fino ad ora sono stato zitto, quindi nel momento in cui si spende denaro pubblico, vorrei capire questo denaro a difesa di quale interesse da parte economico del comune. Cioè io francamente non riesco a vedere un'azione specifica che è connessa a qualche attività che ho stabilito per il comune. Io francamente, sì, lei è molto appassionata di questa cosa, però non la posso fare. Francamente io questa cosa non la condivido, cerco di sforzarmi di capire razionalmente, io ho capito che non la condivido. Mi dispiace, cosa è, lei non è poi io sanno e quindi non l'avverte questa cosa. Può essere, non so, potrebbe anche essere. Ci sono una serie di limitazioni. Sì, anche se diciamo che è un po' inusuale, se non si sa, però non è inusuale nel senso che interruzione. Questo è. Diciamo c'è un problema di uso. Questo è il brevetto che hanno ottenuto, no? Dove ci sono tutta una serie di limitazioni dell'uso del nome e dell'immagine. L'ultimo di questi punti dice educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali. Quindi il discorso che mi viene fatto, che questo marchio serviva semplicemente a tutelare i prodotti enogastronomici, io mi scusi, non lo posso fare passare questo messaggio, perché non è vero. Ma se ce l'avevate a cuore, mi scusi, se ce l'avevate a cuore, perché invece di adottare un marchio non adottavate, visto che ce l'avevate a cuore? Non lo può adottare nessuno, per me non è peggio.
Naturalmente il discorso che sia limitato ai prodotti enogastronomici è confutato da questo. L'ultimo punto, dico, è chiaro, educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali, inibisce qualunque tipo di manifestazione. Questo. Così è. Ma il codice civile dice un'altra cosa rispetto a tutto quello che sta dicendo lei. Abbiamo già trattato questo discorso. E allora che facciamo? Non facciamo crescere. Non li facciamo crescere. Ma lei ha una dichiarazione di intenti, qua mi pare di vedere. Ma vuole sapere quale sarà la fine di questa storia? Posso? Cosa vuole sapere quale sarà la fine di questa storia con questo proibizionismo? Finirà che la maschera del mulo si perderà, perché nessuno più si prenderà la briga di fare delle manifestazioni, delle cose con questo. Pure io ci dormo, per carità, non è che non dormo, ma il discorso è che la nostra comunità perderebbe un tratto identificativo della propria cultura. Mi fa l'associazione di Rosa Nostra. Scusa lei, mi sono altri interventi. Se non ci sono altri interventi possiamo dare chiusa la discussione e passiamo alla fase della votazione. Se possiamo sospendere la votazione per avere il conforto con gli altri consiglieri. Sì, perché non abbiamo esaminato. È stata dichiarata chiusa la discussione e siamo nella fase della votazione. Ci sono dichiarazioni di voto? Sì. Allora, dichiarazione di voto. Il Presidente, allora, scusate. Del punto all'inserimento dell'ordine del giorno. Essendo a conoscenza delle finalità dell'associazione che potrebbero cambiare seriamente le sorti economiche di Gioiosa, non posso che condividerle.
Ritengo che la strumentalizzazione politica che ha portato per il mio alla convocazione di questo Consiglio Comunale è poco utile nei confronti dei cittadini. Prova ne è che la legge stessa tutela il Comune con l'articolo 2571, che non rileggo. Nulla cambia per coloro, ente compreso, che hanno inteso e che hanno fatto uso del marchio finora. I cittadini, se interessati, devono identificarsi nel Murgo. L'ente e le nostre associazioni del territorio devono continuare ancora di più ad operarsi in tutte le attività già fatte e in quelle da farsi, quale il Carnevale del Murgo, la Sagra del Murgo e tutte le altre brillanti iniziative intraprese in questi anni che hanno tenuto alto il nome di Gioiosa nei paesi limitrofi. Il sindaco e la giunta hanno ritenuto opportuno far erigere un logo che rappresenta il nostro paese identificandolo con una sirenetta con la scritta Marea. Mi chiedo, perché non è stato usato il Murgo se ritenuto così dagli organi decisionali la figura che meglio identifica il nostro paese? Alla luce di quanto detto, propongo al sindaco, alla giunta e ai consiglieri comunali allora di adoperarsi nel sostituire l'attuale logo, che non identifica sotto alcun aspetto Gioiosa, con il marchio del Murgo, senza dover chiedere niente a nessuno. Nel comunicato divulgato dall'associazione via internet viene riportato che l'associazione sta dando impulso alla costituzione di un consorzio di imprenditori, artigiani e commercianti gioiosani allo scopo di divulgare la promozione dei prodotti che si identificano e che richiamano il marchio del Murgo. Il costituendo consorzio aprirà le porte a quanti interessati al progetto. Nel caso di formazione di tale struttura organizzativa non a scopo di lucro, io stessa sin d'ora mi farò promotrice affinché si valuti la possibilità che il sindaco o un assessore delegato per qualsiasi mandato elettorale venga inserito di diritto nelle cariche del consiglio direttivo. Il tutto per coinvolgere ancora di più i cittadini, ulteriormente tutelati dalla presenza dell'ente, e per smentire le accuse rivolte all'associazione di eventuale profitto economico o quant'altro, accuse tra l'altro di per sé inutili, in quanto la stessa forma giuridica di associazione non consente finalità di lucro. L'amministrazione ha pubblicamente dichiarato che non intende avere contatti con l'associazione, ma è proprio la collaborazione che potrà diffondere concretamente nel mondo il marchio del Murgo. Marchio che con la registrazione è stato tutelato da eventuali scippi da parte di altre associazioni o persone non gioiosane, che non avendo a cuore le sorti del paese, recherebbero invece solo danni all'immagine, all'economia e al turismo. In tal caso sì che si potrebbe parlare di lucro e di secondi fini, pericoli che ad oggi nessuna amministrazione ha provveduto ad allontanare. Concordo che vanno tutelati la cultura, l'economia, gli usi, i costumi, le tradizioni e la storia di un paese, soprattutto da parte dell'amministrazione, ma ciò si realizza con i fatti, con i progetti reali e concreti, non certamente presentando una mozione in consiglio comunale. Direi, molto più semplicemente, l'amministrazione stessa avrebbe potuto chiedere la registrazione del marchio. Grazie. Rimane diciamo, il voto contrario perché crediamo che questa proposta lasci il campo troppo ampio, troppo vaga, perché lascia troppo spazio a qualunque strategia, a qualunque mezzo, quindi deve che da questo punto di vista in bianco non possiamo dare, e poi perché riteniamo anche che eventualmente l'amministrazione, questa o chi, qualunque amministrazione dovesse voler essere qualche comportamento come viene richiesto, ciò potrebbe comportare anche l'utilizzo di denaro pubblico, a nostro modo di vedere anche un profilo di responsabilità contabile del quale non dovrà entrare. Bravo. Grazie, consigliere Giardina. Allora, favorevole no.
contrario. Passa la mozione presentata dal consigliere Spinelli. Bene, non ci sono altri argomenti da trattare, quindi la seduta è pronta.